Buonasera ragazze, attendo qualche secondo, così aspettiamo che si collega qualcun altro. Intanto preparo i prodotti, come vedete sono diversi, tanti. Mettiamo sotto questo perché altrimenti sporchiamo tutto. Allora, stasera facciamo una nail art. Ciao Francesca, buonasera, benvenuta. Una nail art che è molto in voga in questo periodo, soprattutto quest'estate. E sono appunto queste foglioline. Non guardate perché è la tip doppia, questa è quella che abbiamo la diretta che abbiamo fatto l'altra volta. Questa è la nail art che sto vedendo molto e sta andando molto in voga tra le onicotecniche e anche le clienti. E direi che è molto apprezzata, quindi ho pensato di condividerla con voi per farvi vedere come si realizza. È una nail art un po' più complessa del solito, di quelle che di solito vi propongo, però è fattibile, fattibilissima, e ci sono diversi passaggi, però è molto semplice, quindi io direi di farvi vedere. Nel frattempo vi faccio vedere anche alcuni prodotti. Soprattutto quello che mi preme di più è quello il nero di Aglia. Quindi per questo motivo ho scelto appunto di usare una tip trasparente. Stiamo tanto decantando questo nero senza dispersione, sposto un po' di prodotti perché adesso vi ho fatto vedere quello che serviva. Stiamo decantando io e Clizia questo nero senza dispersione di Aglia perché merita, ma soprattutto perché abbiamo atteso tanto perché Kiki Nails avesse un nero senza dispersione. Abbiamo aspettato diverso tempo, ecco. E finalmente adesso su Kiki Nails è disponibile. Come vedete i pennelli che userò sono tutti quelli di Kiki Nails, quindi nulla di particolare. O comunque potete usare anche quelli, se avete dei pennelli piccolini. Niente, ho liberato il mio spazio di lavoro, prendiamo la tip trasparente e appunto, come vi dicevo, questo nero senza dispersione volevo farvelo vedere un pochino perché l'ultima volta vi ho fatto vedere fare le nail art. Stasera vi voglio far vedere un'altra cosa. Allora, di neri ce ne sono diversi in commercio, anche con dispersione. Però quando una cliente mi chiede, ciao Valentina, benvenuta, quando una cliente mi chiede una copertura nera delle unghie, io preferisco sempre realizzare la copertura intera dell'unghia con un nero senza dispersione, e adesso vi faccio vedere il perché, e penso, credo che mi darete ragione, perché a suo tempo l'ho fatto io con un'altra ragazza. Quindi prendiamo il nostro nero senza dispersione di Aglia, appunto, che è il Black Supreme, e andiamo a stenderlo. Lo faccio su tip trasparente per farvi appunto vedere la coprenza che ha questo nero, ok? È una coprenza che anche con un nero con dispersione faticate ad avere, dovete fare minimo due passaggi, ok? Allora, guardate invece questo nero, che spettacolo è! Lo vedete? E non crea spessore. Guardate quanto è sottile. Praticamente per una copertura è perfetto. Ovviamente dovete sigillarlo, perché io, anche se faccio una copertura con un nero senza dispersione, preferisco fare la sigillatura. In tal caso fate polimerizzare 10-15 secondi,
E poi andate a sigillare con un sigillante che preferite, che sia con o senza dispersione. Ecco. Mi raccomando, una raccomandazione utile che vi servirà è proprio quella che dovete sigillare un'unghia alla volta, perché essendo senza dispersione il sigillante eventuale che andrete a usare si ritira, quindi sigillate e andate in lampada, ok? Io non ho preso altro colore, come vedete, sto tirando, ma voi vedrete che, ecco, è praticamente coprentissimo, non coprente di più. Ok, proseguiamo, vado in lampada e proseguiamo con la nostra nail art, quindi ci vuole una base nera, ok? O perlomeno scura, potete usare anche una base colorata, non è un problema. Io in questo caso ho voluto usare il nero proprio appunto per farvi vedere il nero senza dispersione di aglia. Ragazze, se potete, siccome Clizia stasera non c'è perché ha avuto dei problemi, se volete condividere per favore nei gruppi, perché io mentre sono in diretta non posso farlo, quindi condividete così almeno arrivano le ragazze. Infatti vedo che siete poche perché appunto di solito Clizia condivideva nei gruppi, quindi fatelo voi se riuscite per favore. Stiamo aspettando che il nero si polimerizzi. Andiamo nel frattempo a prendere il sigillante matte e un buffer, un semplicissimo buffer, ok? In questo caso uso un matte perché mi serve una superficie ruvida, perché poi quando vado a mettere le polveri non si devono attaccare al colore sottostante del disegno. Quindi uso sia il sigillante matte e poi bufferizzo ancora perché mi serve perfettamente opacizzato. Bravissima Valentina, grazie. Ok, vado in lampada, 60 secondi il matte. Questo è il matte Silk Air, non ha l'etichetta, però ecco, è il matte Silk Air questo qua. Aspettiamo che si polimerizzi. Se avete delle domande, adesso va bene, stiamo iniziando, però se avete delle domande fatele pure, che intanto che polimerizza noi ci portiamo avanti. Allora, tutti i prodotti che io sto utilizzando sono o Silk Air o Aya, rivenditore Kiki Niles. Il sito è www.kikiniles.it. Abbiamo un gruppo che è Kiki Niles Shop, a cui potete iscrivervi, ed è collegato appunto alla pagina da dove state vedendo la diretta. Ciao Emanuela, benvenuta. Attendiamo che il matte si polimerizzi, mi raccomando fate polimerizzare bene, ok? E poi andiamo appunto a bufferizzare. Eccoci qua. Come vedete è già opaco, ma vado ad opacizzare ancora di più per essere sicura che le polveri non aderiscano appunto alla base nera sottostante, perché voglio solo che aderiscano sul disegno che farò, ok? Anche i buffer li trovate sul sito. Eccoci, vado asciutto o anche bagnato di cleaner, indifferente, non cambia nulla perché tanto si asciuga istantaneamente, come vedete, ok? Perfettamente bufferizzato. Ora andiamo a prendere il nostro Pure Line Sugar Effect della Silk Air, che è il bianco senza dispersione. Prendo un pennello, questo è un pennellino, se non sbaglio è il 9 Cat Eyes. Ciao Manuela. E iniziamo a fare le prime foglie, quindi iniziamo appunto a fare il nostro disegno di base. Ok, allora non serve una precisione esagerata, guardate, vi faccio vedere anche un'altra cosa. Prendiamo il pennello petalo di Kiki Nails, lo pulisco un attimo perché io lo uso per con i gel di struttura, quindi gli do un attimo una pulita.
andiamo a prendere il bianco, appunto. E anche con questo pennello qua magari riuscite anche a fare un pochino prima, soprattutto le foglie quelle un po' più grandi. Soprattutto per le foglie sottostanti della prima, della base praticamente, non serve tantissima precisione. Ciao Giusy, benvenuta! Ciao Roberta! E andiamo a fare appunto la prima fogliolina. Ok. Poi disegniamo altre foglie. Ho il guanto che fa rumore. Scusate se non parlo mentre disegno, ma è un po' impegnativo, ecco. Poi facciamo ancora magari un pochino qui. E voglio delle foglioline piccole magari. Ovviamente non andate dentro in lampada e poi vi spiego il perché. Non andate in lampada finché non avete finito il disegno. Facciamo un pochino anche qua. Sono un po' impedita col telefono, la luce, però dai, ce la posso fare. Sicuramente lavorare sulla mano della cliente mi risulta molto più facile. Quindi, perché la tip è comunque quella che è piccolina da tenere in mano. Ok, allora, una volta che avete finito la prima parte, il primo disegno di base, andate in lampada appena 5-6 secondi, non di più, anche meno, 4-5 secondi. Questo lo sapete già perché ormai nelle altre dirette con le polveri ve l'ho detto, altrimenti non aderiscono le polveri. Grazie Manuela. No, credimi che ci sono quelle che sono molto più brave di me. Però dai, mi ci impegno perlomeno. Allora, vado in lampada, questi 4 secondi, sono già uscita. Prendiamo come base, quindi il primo strato di foglie, per così dire, usiamo dei colori freddi, quindi andiamo su un blu, su un viola e su un verde. Quindi, metto un attimo qui la tip, apro le polveri senza fare danno come faccio al solito. Ok, prendo un applicatore, andiamo a recuperarne uno, eccoci qua,
e incominciamo a fare qualche sfumatura. Quindi prendiamo un po' di viola, iniziamo magari da qui, applicate picchiettando magari qualcosa qui. Poi, ecco, io uso pulire gli applicatori sopra il guanto, dopo li pulisco con... Poi possiamo fare un pochino così. E poi prendo il verde, che è un po' più acceso. In questo modo. Ok, ora prendo un pennellino a ventaglio, il primo che mi capita, eccolo qua, e do leggermente una spolverata in questo modo. Ok, ora prendiamo un dry top, però aspettate perché io ho il dry top apposta. Perché, come dico sempre, chi mi segue, ci segue sulla pagina soprattutto, e chi segue le mie dirette, sa che io uso un sigillante apposta per le polveri e per i pigmenti. Iniziamo a chiuderli per un semplice motivo, perché bene o male il pennellino del sigillante si sporca, quindi va a sporcare tutto il prodotto, comunque va a depositarsi comunque sul fondo del sigillante, quindi se andate a sigillare un qualcosa di chiaro si nota. Quindi io tengo, come vedete, uno con, per i brillantini, ovvero per le polveri e i pigmenti, e uno invece per la sigillatura normale. Quindi prendo appunto quello che uso di solito, e siccome sta anche per finire lo ribalto, mi prendo una quantità di prodotto. E in questo caso, quando sigillate i pigmenti, state parallele alla tipa, altrimenti vi trascinate via il colore, ok? Quindi sigilliamo. E andiamo in lampada, 60 secondi. Ok, la prima fase, ciao Dulanca. La prima fase della nail art è terminata. Adesso dobbiamo fare il secondo strato, ovvero quello con i colori caldi. Quindi io ho deciso di prendere un giallo, un arancio e un fucsia. Iniziamo ad aprirle intanto che si polimerizza il sigillante. Andiamo a fare la stessa procedura di prima, ovvero dobbiamo andare a opacizzare, perché altrimenti quando usiamo nuovamente le polveri si attacca anche sulla base. Grazie Manuela. Diciamo che tutte le volte che faccio le nail art, quando sono in diretta, non è che mi escono benissimo, preferisco farle sulle clienti, però va bene, dai. Infatti ultimamente per i banner delle dirette sto usando lavori che ho già sperimentato sulle clienti, perché non so perché farli su di loro mi esce meglio, non lo so. Ok, questa è la prima fase. Ora riprendiamo il matte, però guarda, potete tranquillamente, secondo me, opacizzare anche il sigillante trasparente e il sigillante dry top senza dispersione, senza problemi. State leggere con il buffer e sinceramente potete tranquillamente usare senza andare a opacizzare di nuovo con il matte. Quindi fate in questo modo, attente, siccome ne abbiamo usato, siamo stati abbondanti col sigillante dry top, vi potete permettere di andare ad opacizzare leggermente, ok, in modo uniforme, stando attenti a non rovinare il disegno sottostante. Eccoci qua. Ok, prendo un pad asciutto, lo bagno col cleaner un pochino, una goccina, e lo pulisco. Ok,
Ora riprendiamo il nostro pour line e ci andiamo a fare il resto della nostra nail art, quindi andiamo a fare un qualcosa di un po' più grande. Ok, anche dall'altra parte. Ok, ora andiamo a fare invece qualcosa di più piccolo. Ok, eccoci qua, vado in lampada, stessa cosa, 4-5 secondi. Ok, chiudiamo il pour line prima di far danni con le polveri e anche qui andiamo a fare qualche sfumatura, incominciamo a divertirci un pochino. Quindi, possiamo fare il giallo. Arancio, il fucsia. Ah, Sonia, bene, mi fa piacere. Però ragazze, se vi iscrivete al gruppo Kikinail Shop, potete fare le richieste delle nail art, per le dirette. Scusate che mi sposto a spolverare perché... Ok, ho dato una spolverata. Ora sigilliamo. Questi li mettiamo via dopo, riprendo il mio sigillante che uso per le polveri. Lo
prendo anche abbondante. E stessa cosa, tengo il pennellino parallelo alla nail art, altrimenti mi trascino via tutte le polveri. Poi il mio consiglio è quello di sigillare una seconda volta sulla cliente con o senza dispersione. Ok, vado in lampada. 60 secondi. Allora, io avrei anche terminato. Ciao Marina! Avrei anche terminato. Come vedete, i passaggi sono diversi, sono volendo tanti rispetto a quello che di solito vi faccio vedere, però secondo me è molto molto semplice farlo, ecco, soprattutto perché non ci vuole chissà che precisione, perché sono tutto quello che riguarda la natura, fiori, foglie, cose così, non serve chissà che precisione alla fine dei conti. Quindi intanto mettiamo via, stiamo aspettando che finisce di polimerizzare il sigillante, il dry top. Vi ripeto i prodotti, quindi come base ho usato il Black Supreme della Aglia e poi ho opacizzato con sigillato con il matte e ulteriormente opacizzato. Aspettate che metto sotto un pad perché questo mi è sbrodolato tutto. Poi, quindi ho opacizzato, poi ho usato il bianco pour line per fare i disegni e poi il dry top per sigillare. Ok? Ragazze, il risultato praticamente è questo. E vi assicuro che le mie clienti, l'ho fatto su una sola cliente, e poi io pubblico i miei lavori sopra nel mio gruppo e sono impazzita praticamente, perché devo dire che piace, perché è una nail art molto colorata. Quest'anno si portano tantissimo i colori neon, che anche questi trovate, i colori gel color neon li trovate tranquillamente sul sito, sia semi permanenti che gel color. E quest'anno è proprio vanno in voga tanto questi colori, quindi si abbina moltissimo a questi colori estivi ed è una nail art portabilissima, ecco. Grazie Emanuela, aspetta perché non riesco a leggervi tutte. Grazie Valentina. Niente ragazze, grazie di essere state in mia compagnia, mi fa piacere che avete apprezzato questa diretta. Ripeto, se volete vedere qualche cosa in particolare, fate richiesta sul gruppo, così se è possibile, se sono in grado di farlo soprattutto, cercherò di accontentarvi, ok? Questa era quella che avevo fatto come prova. Eccoci qua. Ok? Niente, ora voglio vedere foglie a gogo sul gruppo, eh? Mi raccomando. Fateci vedere i vostri lavori. Niente, vi do un abbraccio, un saluto da me e anche da parte di Clizia, che stasera purtroppo non è potuta essere presente in diretta. E ci vediamo alla prossima diretta. Penso, non credo agosto, perché vado in ferie anche io. Non so se riprenderemo a settembre o se forse una diretta riesco ancora a farvela ad agosto, non lo so, vediamo. Sicuramente riprendiamo a settembre, vediamo se ad agosto riesco a fare qualcosa, ok? Il nome del gruppo è Kiki Nails Shop, SHOP, il gruppo, ed è quello che è collegato appunto alla pagina da dove state vedendo la diretta, che è Kiki Nails, giusto? Sì. .it. Il sito è www.kikinails.it. Ok ragazze, detto ciò vi saluto, vi auguro una buona notte e un buon weekend, e per chi è in ferie, buone vacanze. Ciao a tutte, un bacione, ciao ciao.